del Gran Premio di Spagna e i piloti sanno che sarà fondamentale affrontare al meglio la prima curva. Partenza ragazzi, race di Spagna. Cerchiamo di fare una bella garetta qua, molto divertente. Race day sono semplicemente una mia nuova rubrica che ho inventato da un annetto, dove guido nelle piste dove si corre un determinato GP di Formula 1 o di MotoGP per intrattenere. Faccio uscire sempre queste gare nell'orario in cui inizia la gara reale per intrattenere tutte le persone che come me chiaramente non hanno né Sky né DAZN, non possono quindi assistere alla gara reale. Oh, vi omaggio io con queste repliche. Mamma mia ragazzi, mi prendo con Petrucci, proprio quello che non devo prendere. Staccato un acqua in fondo ragazzi, sei giri con la nostra Ducati del nostro Dovi. La particolarità è che la Ducati questa pista non la digerisce. Potevo prendere un'altra moto, ma ho voluto confermare il trend della nostra carriera con Ducati. Qua siamo un po' in difficoltà nel guidato perché la nostra moto proprio non vuole andare. Però vedo che sono in mezzo a tutte le altre Ducati che... Oh! Minchia, prendo anche 3 decimi di penalità. Faccio un po' di supermotard. Pecco Bagnaia, guarda dietro, guarda avanti, Pecco. Come al solito ci tocca risalire da una situazione di merda, tanto per cambiare. Mappatura 2, Bagnaia ci ripassa. Staccatona di Super Corris che cerca di rimanere cucito. Cerca di passare anche Miller. Lo passa qua. Dentro anche a Nakagami. In certi tratti della pista siamo molto veloci ragazzi. Anche Morbido va fuori. Cerchiamo di uscire più stretti i morbidelli qua. Ci buttiamo. Se continuiamo ad avere danni leggeri, fra poco arriviamo al traguardo solo con lo sterzo della moto in mano, praticamente. Siamo in discesa, ragazzi. Oh, ci riprova Morbidelli. Minchia ragazzi, ho fatto la curva tutta in derapata. Ci abbiamo anche la penalità di un secondo, ma porca troia. Butto dentro Morbidelli che sicuramente rispunterà qua all'esterno. È una traiettoria interna molto migliore. Dai che arriva anche sul Vignales ragazzi e sul Rins. Stesso giochetto di sempre. Metto all'esterno. Vado a chiudere sul Rins. Minchia ragazzi che ho fatto. Mappatura 2. Si inizia a muovere la nostra Ducati. La ruota posteriore è rossa proprio a fuoco. Sorpasso doppio, la specialità della casa Super Corris, dai, non c'è paragone. Sintomo che stiamo sfruttando la gomma più che possiamo, ragazzi. Ne abbiamo solo 4 davanti, ma è complicato recuperare. Abbiamo anche un secondo di penalità che non è certamente l'ideale qua. Mappa 2, andiamo in discesona.
Ragazzi, ci stiamo riportando sotto il quartetto di testa. Quartararo ha sentito che arrivavamo. Si è messo in mezzo Fabietto. Ma se pensa che non recupereremo. Cazzo, ho messo le ruote sull'erba, mi ha fatto perdere la traiettoria, ragazzi, ma... ci siamo riportati Vignales in mezzo alle scatole. Mappatura 2, ce la possiamo fare, siamo a metà gara. Nulla è perduto, ragazzi, nulla è perduto. Lungo qua, porca troia di Eva. Tanti errori, ma la nostra Ducati è molto difficile guidare su questa pista. Penso che siamo capitati sulla pista peggiore per la Ducati, con la sua guidabilità pari quasi allo zero. Mappatura 2, ragazzi. Cerchiamo di recuperare qualche positions. Vado anche fuori, ci prova Vignales, ma riaccelero proprio un secondo prima che ci speroni. Sto pirlaccio. Ci riportiamo sotto qua. A Fabietto Quartararo. Crutchlow e penso Valentino Rossi. Ci prova all'esterno. Mamma mia che mi è riuscito, ragazzi. Quartararo non se l'aspettava all'esterno lì così. E ora proviamo a imbeccare anche Carl Crutchlow. Imbecchiamo pure Crutchlow. Adesso ci abbiamo solo Rossi e Marquez davanti. Marquez che si è scatenato, fa giri veloci su giri veloci. Ecco Vale Rossi, sverniciato anche lui, ragazzi. Oh, rischia di prenderci. Abbiamo Vale Rossi francobollato alla ruota. Caro Fabietto, l'altra volta hai vinto, ma oggi sono cazzi tuoi. E lo fate capire voi a Vale Rossi che si deve ritirare, che c'ha un'età, oppure lo dobbiamo umiliare sempre in pista? La pista, ragazzi. Marquez se n'è andato. Abbiamo un giro per guadagnare un secondo su Vale. La moto tira tutta da un lato. Evidentemente i danni che abbiamo riportato sono... Minchia, ragazzi, c'è la moto che tira tutta a sinistra. Ragazzi, adesso devo spingere, non so come, perché la moto veramente si è scatenata. Vediamo dove Vale attaccato a sedere. Dobbiamo dare un secondo. Mamma mia, ragazzi. Ultimo giro. Abbiamo la ruota che sta prendendo fuoco, è diventata nera quasi. Inizia a allargare un po' le traiettorie, non va bene. Non va bene, ragazzuoli. La moto ha la gomma posteriore che non va più, non riusciamo neanche a accelerare in uscita alle curve perché si incapretta come un diavolo. Oh,
Rischio di supercorris di cadere. Abbiamo Crutchlow che ci ha ripreso. E se non prendiamo un secondo su lui, solo prende lui il secondo posto dopo una rimonta mozzafiatante. Ci plana sopra Crutchlow. Siamo in difficoltà con la gomma, ragazzi. Inutile cercare scuse che non esistono. Ragazzi, non riesco a tenere più le traiettorie. Tentiamo una pazzia qua. Ultima curva, ultima curva. Non so se abbiamo un secondo su Crutchlow, non penso. Vediamo quanto siamo arrivati, ragazzi. Un secondo. Di penalità. Cazzo, quarti. Mamma mia, siamo retrocessi fino al quarto posto. Comunque, bella gara per questo Racing Day. Ci siamo divertiti molto. Tanti sorpassi del vostro Supercorris, ragazzi. Quindi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo Racing Day. Oggi ci sarà anche la carriera di MotoGP. Ci vediamo dopo.